Ragazzi, oggi vieni dal Parco Manuel Antonio qui a Chepos. Il biglietto costa 16 dollari, bisogna comprarlo online. Noi abbiamo preso anche una guida perché così è più facile vedere gli animali e costa circa 9 dollari a testa, siamo un gruppo di 15 persone. Infatti, abbiamo camminato neanche 500 metri e abbiamo prima visto un bradipo. All'ingresso del parco fanno il controllo degli zaini e non si possono portare all'interno le sigarette. Il parco è molto grande e ci sono tre spiagge e dovete sapere che chiude alle 4 del pomeriggio, quindi vi consiglio di entrare molto presto, noi siamo arrivati già dalle 8 del mattino. Ragazzi, se venite in Costa Rica fate molta attenzione perché le piante e gli animali sono molto tossici, velenosi, quindi quello che si può mangiare è tanto, tanto, tanto riso. Il Parco Nazionale Manuel Antonio ha 683 ettari con paesaggi tra i più belli e diversi tra loro. È circondato da una rigogliosa foresta tropicale molto umida e lungo i suoi sentieri si possono osservare scimmie cappuccino, bradipi, coati, procioni, iguane e molte specie di uccelli, così come la scimmia scoiattolo. Caratteristica di Manuel Antonio, vale a dire che se la si trova solo in questa parte del mondo, sempre più minacciata, con solo 1500 individui secondo l'ultimo censimento. Il parco protegge anche 12 isole che rappresentano eccellenti rifugi per varie specie di uccelli marini. Ha anche eccellenti spiagge: Espadilla Sur, Manuel Antonio, Puerto Escondido. C'è anche una laguna di 14 ettari e una mangrovia. Punta Catedral, che unisce le spiagge Manuel Antonio e Espadilla Sur, è un posto di grande bellezza naturale. Riguardo ai servizi al turista ci sono un ufficio informazioni, casa della guardia forestale, sentieri, servizi sanitari, acqua potabile, segnaletica e diversi belvedere naturali. Per quanto riguarda la mia esperienza, posso dirvi che una giornata è più che sufficiente per visitare tutto il parco. Certamente è meglio che non facciate come noi e vi riposate troppo sulle spiagge. Per quanto riguarda la mia esperienza, posso raccontarvi che sono stato abbastanza fortunato dal punto di vista del meteo con una bella giornata di sole. All'interno del parco c'è anche un ristorante bar dove potrete rifocillarvi con frutta e verdura, panini e quant'altro. Comunque ragazzi, sono le 3 e sta passando là dietro il guardiaparco ad avvisare la gente che è ora di andare. Infatti il parco, come vi dicevo, chiude alle 4, però alle 3 cominciano a far sloggiare le persone, che secondo me non è tanto bello. Infatti anche Antonella voleva farsi un bagno per rinfrescarsi, ma no, adesso non fa più perché qua fa veramente caldo, ci sono umidità pazzesche. Ebbene amici, ci stiamo avviando alla fine di questa giornata, stiamo tornando indietro. Ci sono delle scimmie urlatrici sullo sfondo. Che dire, vi lascio nei commenti il link del sito internet del parco dove ci sono tutte una serie di informazioni altre rispetto a quelle che ho raccontato in questo video. Spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un commento. Ci vediamo alla prossima. Ciao!